Ma ciao, buongiorno, sono ancora super contenta, super eccitata della nostra chiacchierata che abbiamo fatto appunto martedì perché? Beh, perché ci siamo collegati al mio racconto di Pollenzo, di dove insomma vi ho portato domenica e in questi luoghi che sono stati insigniti patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo parlato dei borghi più belli d'Italia, di quanto molte volte insomma tanti si autocelebrino e in realtà sì, sono belli ma possono essere annoverati tra i borghi più belli d'Italia. È anche vero che insomma molte volte non siamo obiettivi, no? Abbiamo detto, e quindi ci fa piacere lodarci e quindi dire che il nostro posto è migliore. E dovremmo essere un po' più obiettivi perché molte volte anche insomma i posti vicino a noi hanno tanto da raccontarci. E voi mi avete portato insomma nel vostro viaggio di questi borghi, di questi patrimoni UNESCO. Non sapevo addirittura appunto 17 in Portogallo, 22 quanti erano in Australia. E poi borghi come Morro d'Alba, che io pensavo fosse vicino a me, e invece, per la mia ignoranza, scusatevi, e invece no, era delle Marche, un borgo delle Marche. Ma poi vi avete parlato del fiume del Ticino, il Parco del Ticino che compie 50 anni, quindi sicuramente ci saranno anche dei festeggiamenti importanti, interessanti. Abbiamo parlato anche di Varese, abbiamo parlato di Benevento, che okay? Mi è venuto in mente che insomma Benevento, se non ricordo male, era legato alle streghe, e di questo insomma ci ho azzeccato, ma ho azzeccato anche il liquore, lo strega, e così anche il premio letterario, il concorso letterario. Quindi insomma, proprio tanto tanto non lo so, ma qualche cosa mi ricorda ancora. Abbiamo parlato della Corsica, di quanto è selvaggia, di quante spiagge naturiste ci siano, ma di quanto sia bella, soprattutto insomma il nord, visto che uno di voi mi ha detto che abitava al nord, quindi oltre Bassia, quindi praticamente sul dito, quello che io ho fatto così, che era il dito più giusto. E poi Corsica era comunque legata a Genova e anche alla storia un po' dei genovesi. Genova è un'altra città bellissima. Mi avete detto di visitare Siviglia, insomma, mi avete portato un po' in giro per il mondo, in giro per tutti i vostri luoghi. E questo devo dire che è stata insomma interessante e mi ha permesso intanto di scoprire nuove cose, nuovi borghi, ricordarmi che in realtà io ho ancora tanto da raccontarvi. Pavia, piuttosto che vicino a Milano, un borgo sul lago di Garda che ci avevo passato un capodanno, un borgo molto caratteristico, tutto di pietra, che in realtà però non vi ho mai raccontato, e quindi mi ha fatto venire in mente che forse sarebbe anche ora di proporvi questi miei viaggi. E come chiedeva qualcuno, sarebbe bello che io vi raccontassi in più di questi luoghi, un po' di più di questi luoghi, come ho fatto con Pollenzo, e quindi, perché no, colgo la palla al balzo e sicuramente troverò il modo, insomma, di potervelo raccontare. Come sempre, vi ringrazio perché siete stati tantissimi, avete partecipato con il cuore, e questo, insomma, io di questo vi abbraccio come sempre. Vi ricordo di seguirmi come sempre su Simona, non solo radio, per il canale Patreon, dove insomma potrete trovare questi altri racconti. E poi, se volete scrivermi un luogo da visitare o che vorreste che vi raccontassi, fatelo a mcalibuno@libero.it, oppure, perché no, visto che mi avete raccontato dei vostri luoghi, mandatemi qualche foto che non sarebbe male, magari poi trovare un appuntamento per raccoglierli tutti e farli vedere. Va bene, con questo vi bacio, vi abbraccio, grazie, passate un buon weekend, una buona settimana. Cercherò di postarvi qualcosa di carino da visitato o che andrò a visitare, e poi insomma gli appuntamenti in queste settimane sono tantissimi col lavoro, ma staremo ancora insieme. Un bacio, un abbraccio, e come sempre, come dico io, fate i bravi se potete, ma sicuramente lo farete. Ciao!